da più giorni e farla in contemporanea con il main, e poi col main, una volta che l'avete completata con l'alta, anche quella da 5 giorni dura un secondo, una volta Ah, fatta con l'alta. perché se la tiene tra virgolette in memoria. La memorizza l'account, quindi anche una di 5 giorni che tu hai fatto, che ne so, con un tuo alt e col main no, dopo 5 giorni la fai col main e dura un secondo. Eh beh, mica almeno quello, una buona cosa. Quindi potete velocizzare almeno le due stanghe sopra, poi quelli sotto Ho sbagliato. Adesso ci sto andando, scusami. Sono anche qua dentro, se vogliamo entrare, sto andando dentro, ragazzi. Ah, ok. Io sono già qua. Ti ho Allora consegnato la bene. quest della zona e quindi mi ha sbloccato il teleport finalmente. Io non ho ancora sbloccato le ricerche, è grave. Trinkets, yes. Pretty trinkets. Scrivo un libero per voi, basta cliccare. Sì, è un po' grave perché ti danno più quest per la reputazione, quindi ci metterai un po' più tempo. Ma grave no, però ti rallenta, insomma. Avvocati Warlock, poi entriamo. Dipende se hai tempo per fare questo. Non c'è formata la bara. Se c'è tempo, si presume che mezz'oretta. In mezz'oretta, quante riesci a farne? Le quest tutte, che tanto sono 4 quest, una chain da 7 quest che sono abbastanza veloci, dipende quale, però comunque mezz'oretta, bene o male, vai avanti. Ma sta rana qua è quella che ti danno. Dando i materiali, Questa iniziale. So. Sì, ok. Non mi Ma perché io piace. sono indietro di 4-5 giorni. Va bene, allora qui dove andiamo? Quello di ieri. Se saltiamo di qua non si. No, perché poi c'è la cosa lì, non conviene. Non conviene, C'è assolutamente non in conviene. mezzo lì alla piattaforma c'è un teleport, mi sa. Ma non funziona. Io sono qua davanti, ma non posso. Io sono incastrato. Aspetta che un prete ti dico. Drina lo Lo riesce volevo a. grippare, ma mi è sparito sotto alla Oh no, cosa. ci sono di nuovo Trash. Ecco perché non si Ma attiva una qui. fava. Sì. Vieni sul bordo. Grazie. Prego. Ti Quindi cercavo di grippare, ma mi praticamente sparivi da sotto. Dicevi di qua. Sylvanas, a parte gli occhi, non gli hanno fatto niente, manco due cosi puliti di vestiti. Niente. Praticamente. Tra l'altro ogni tanto, in base alla telecamera come la sposti, diventa tipo lootabile. Gli appare il dorato del loot addosso. Ci hai occhio Prova, magari ti azzurri. lascia l'arco. Eh sì. Mi fa anche ciao ciao. Gambe, coordinate. Io ti so già. Lauretta, strilla un po' più bassa. Tra l'altro a noi ci ha distrutto nel raid, però lei sta lì, ferma. Si è fatta contagiare dall'inutilità di Bolvar. Fa solo presenza. Scusate, ma questo teleport qua non funziona? C'è la No. trash, mi sa. Uia. Aiuto. E quell'altri perché vanno via con questo? Io Sono non qua riesco. dentro. Questo non funziona. Ma sono scappati un paio. Il teleport lì, no, devi fare una chain, Ludo. L'ha fatto, mi ha dato il punto di volo prima, ma adesso non posso usarlo. No, però. Strano, in Ti ha teoria dato te lo il punto, sblocco. lo sblocca, però ti dice che non funziona, devi finire tutta la chain. È finita tutta la chain? Ah, no. Mi sembra di no. Ecco. Perché Ah. dura Sì, un'ora ti fa e mezza, una specie di un'ora fintona, mentre. Dice, oh guarda, non funziona, devi andare a recuperare questi altri pezzi per aggiustarla. Oh che cavoli, grazie. Ok. Ci Domani mancava di altro. fare un'altra giratina per sbloccarlo. Ah.
Vabbè, allora aspetta che mi invita. Mi hai messo molate che non posso. Abbiamo il loco. Abbiamo il loco. Perché Bolvar and Company non picchia? Sono lì dietro, guardate. Però se io vengo a summonare forse muore qualche d'uno in più. No, 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 ma c'è Benedetta, grazie. Ah, siete già a posto, ok. Non la vedevo. Grazie, è arrivato. Per lo stesso motivo in cui nel vecchio Rai diceva Heroes, I need aid! Sempre quella che arrivava con la nave sparando palle di energia arcana. Aia. Ma perché muori? Non cambia so. Molto Markov. Perché lo scudo riflette i danni. Arriva tirando. Cioè che mi dovete summonare perché mi sono finito dentro l'acqua e... In tutto questo, Tiranda ci ha tolto il cazzo, poi è rimasta dai Silfi, che si smuove alla fin dei conti. D'altronde non può uccidere Sylvanas, adesso cosa fa? Ah, entra. Adesso summoniamo un secondo che arriviamo di là. Dov'era questo? Fai un giro dell'orto anche qui. Ah. Ok, quindi dobbiamo summonare Tiranda e Markov, ok. Scusa, comunque prima avevo capito Tirande, era che mi stava, perché stavo pensando che fine avesse fatto pure lei. Ah, Tirande. Che fine ha fatto? Avevo... È rimasta nei Silfi, ha rotto le balle per venire nel mondo dei morti e poi è rimasta là. Ma io parlavo che era arrivato Tiranda, Roberto. No, io parlavo, infatti dicevo, a proposito. Stesso nome. Summoniamo. Cambiamo strada oggi. Uno, adesso anche Markov. Questa è la strada sfondamento. Adesso arriva a curarvi. Grazie. Prego, prego. Oh, tu collezionista. Collezionista d'osso. Ma ultra lucido, che sei? Del Dalpanus. Dritto per dritto? Fate sulla sinistra, attenzione. Ok, indietro. Ok, scarichi. Buonasera. Ciao. Ciao. Morirò. Le scariche elettriche fanno male. Anche questo mi sa. Spero di morire solo sugli hub e di non morire anche al boss stasera. Ma ieri sera che finirà io a luna? 2. Madonna mia. Che okay, istant kill il devoratore. Il devorapodere. Il devorapodere. Otto. Non c'è ho più niente. E gli ha testa darkness. Guarda Dark Fury, grande. No, ma non sono manco arrivata. Ero lontana dai fulmini. Come l'impressione che più state lontano più vi fa male. Ma io sono sotto, sono morto.
Io sono morta tanto male. Peggio dove ritorna da quassù? Un po' più lontano per essere. No. Se no non pagavamo il biglietto. Darkness, Nico. No, cioè. Oh, insomma, la vita dei player. Provate a stare sotto. Le cose di notte, infligge. Ah, aspetta, però io c'ho il recap fantasioso. A me dice che il cosmic damage è di 14k, mentre me ne ha fatti 33k. Quelli sono dettagli, Grisa. Ma avrai crittato. Se io sto andando al contrario, vabbè, raga. Stasera mi sa che soffritto, eh. Io sono arrivato, oh, ma guardate, stavo... sono morto. Io non so che fa, vabbè. Sono morta anch'io. Vabbè, questo non è da fare, allora, via. Non capivo come ci passi. Se no lo facciamo con l'heroism la prossima volta. Anche questo potrebbe essere una cosa. Ma ha detto che lagga tirando. Roberto. Io rimarrei stesa se c'è qualche di uno vivo. Quindi resto. Il bello è che quando addosso il pet, i danni te li fa comunque. Lo butti giù tu, però. Sono anch'io a picchiare. Non c'è il ragnone. No, mio amore, sì, lo so che vuoi le coccole, non mi puoi mettere sulla tastiera, cazzo. Non ho male. Prego. Sei già arrivato laggiù, mentre io restavo sei già. Ma non sono silenziato. Almeno un boe poteva lasciarlo, no? Ma niente, non lasciano niente. Perché vuoi diventare ricco subito? Ma voglio metterlo. Ma anch'io. Col cazzo che lo vendo. Se qualcuno gli serve un pezzo 2.62 o anello o plate, me lo faccio sapere che glielo faccio. Però se lì non ne posso fare. 2.62? O un plate o anello e collana. Perché c'ho da mettere, mi sembra, il secondo leggendario, ma per il leggendario? No, un pezzo 2.62, non il leggendario. Eh no, ci devo mettere altro leggendario. Perché i necro me lo danno sull'anello e visto che me lo danno sull'anello lo metto lì. E c'ho l'altro leggendario sull'altro anello. Mica dicono niente se uno mette due leggendari sugli anelli. No, però mi sa che devi aspettare un bel po'. Sì, 2-3 settimane. Quante. L'ho messo il coso, sì. Ma il teschio è messo con un senso logico, sì? No. Perché così almeno si chiude il portale. Ah, giusto. E qui non c'è, tra l'altro. Quello lì dietro. È quello lì del boss. Ah, posso dispellarlo. Cerchio blu sotto. Arriva blu. Un camminatore. No, cos'è qualcosa di... Questo è passeggia. Ero in su. Fate prima il test, eh? Yeah. Presa! Aia. Porca troia! Questa è voracità, quando fa voracità bisogna usare il cooldown, perché fa più male voracità che la UE. Se invece basta uscire e lo prendi di meno. Sì.
rifacciamo. Tirate un paio di res. Devi lasciare le... Se proprio la spell. Ormai... Ok, difensivi ragazzi. Ma aspettiamo che finisce de... Via. Dai. Buonasera. Ciao. Ciao. Buonasera. Questi ti evochiamo appena finisce questo. Oh, grazie Tappi. Scusa, mi sono mancato la metà. Ma il Giglio corre, sì. Tira d'arte se muori. Ma come? Via da sotto. E arriva la razza. Danno che andate, dai. Danno. Danno. Aspettate, avere un pezzetto resto di legno vi resta, il ricordo di Liet. Ok, perché non c'è restato? Chi è? Ah, Ese. Dove sei? Caramelle fatte. Ah, c'è restato. Ma mancano io. Dove sono? Dove sono io? E dove sei tu? Ah, ecco. Qualche salto come un pial. Scusa, non vedevo. Molto probabilmente c'ero sopra e non le vedevo. Ho sbagliato. Ciao. Ciao. Via. Cavoli, sono in versione vecchia. Speriamo. Bene. Ah, di pag, ecco perché il tuoi. C'è un cavolo che scrivi hai. Va bene. Ma proprio non droppano niente. Altro che... via da sotto, via dal centro. Prendiamo l'entrata. C'è da summonare? Torniamo all'entrata in alto, a nord. Oh, ci sono i piloni memoriali qua. Chi dubita del nome di Skolex? Quello è? E ne fu poi il ricordo di Liet, ricercatore del Falerico. E Research of... Cos'è? Bisogna compilare la frase. Probabilmente sarà la achievement. Vorrei farlo spuntare sotto lì. Sì, sotto, sì, in ordine sotto i piloni. Ci pensiamo poi in... Comunque nonna, abbiamo capito che Liet è stato divorato. Questo è quanto. Cos'è sta mount? Ok. Ok, c'eravate tutti ieri? Sì. Un mini recap. Okay. Allora, aspettate che faccio i gruppi. Proviamo così, Gio, poi vediamo.
L'abbiamo summonato a sto tizio Caio che doveva venire. Ok, allora, la tattica è molto semplice, però bisogna fare la meccanica perfettamente ed è sempre uguale. Allora, tutti i melee devono stare praticamente intorno al viola, ma mai davanti al boss, perché spara cannoni sul tank a cono. Quindi state intorno al viola. E la prima cosa è bisogna evitare dei cerchi blu. Ci sono dei cerchi blu che fanno malissimo. Guarda, prendiamo già il quinto healer, va. Quindi ci sono dei cerchi blu che vi fanno malissimo e vi riducono l'ast. Quindi perdete un sacco di DPS. Siccome è un DPS check, non dovete prenderli. Poi i ranged devono stare invece tra il viola e il blu, più vicini possibile. E poi ci devono essere due gruppi di ranged da tre, che a turno staranno il più lontano possibile dal gruppo, distanti 10 yard. Dopo spiego il perché. Allora, tattica molto semplice. Farà una combo sui tank, poi si girerà verso il gruppo e farà un cono bello grosso. E il cono va evitato, e più vicini siete al boss più è facile da evitare essendo un cono. Quindi farà combo sui tank, cono, combo sui tank, cono, e poi dovremo andare tutti sul blu, sul marker blu. Quando tutti siamo 30 yard da lui, lui si incazza e si teletrasporta sul gruppo, quindi si teletrasporterà sul blu. E dovremo stare tutti dentro l'area dove lui esce. Questo perché durante tutto il fight mette degli stack super spesso, e l'unico modo per toglierli è stare dentro quella pozza marrone che fa quando riemerge. E poi praticamente funziona al contrario, quindi noi tank staremo da questo lato guardando verso l'esterno, i melee staranno sul blu, dietro il boss, i ranged tra il blu e il viola, e i tre ranged designati più lontano possibile a semicerchio intorno al viola. Combo sui tank, cono, combo sui tank, cono, e poi si va tutti sul viola per farlo riemergere sul viola. Sempre così. Eroismal pool, full single target, faccio i gruppi dei ranged e partiamo. I gruppi dei ranged, gli healer devono tenerli d'occhio perché sono quelli che prenderanno più danni di tutti. Che dette pizze. Mille pizze. Il gruppo io, Grisere? Tu, Grisere, tirando al primo gruppo. Io sto a destra. Aspetta che metto così. Guardando il boss, Marken a sinistra, Griser in mezzo, Tiranda a destra. È uguale per l'altro, Marco a sinistra, Darky Fury in mezzo e Yosemite a destra. Metto il calderone. Noi partiamo già in posizione, giusto, primo gruppo? Voi potete partire già in posizione perché praticamente lui fa... vi spara tre volte e vi mette tre stack diretti. Una volta fatto quello, praticamente dopo il primo frontale si scambiano i gruppi di ranged. Scusate un secondo. Secondo solo. Sessantanove. Minuscolo, tutto minuscolo.
E ci dai anche la user ID, Andre? Eh? Dai anche la user ID, sì. So, cioè. Le immunità non so se rimuovono gli stack. Un attimo, Andrea, che non mi funziona il mouse. Mm-hmm. Fammi una colletta, Marco. Ha funzionato tutto il pomeriggio. Partito, partito. Via, 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 via. Ma così all'improvviso? EOS e di EOS, dai. Ma non ce l'avevamo. Fa niente, trovo una scusa qualsiasi. Vabbè, dai, anche tu, Gio. Lui voleva essere carino. Cioè, veramente, è peggio di uno sbirro sto ragazzo. Porca poi miseria. Mi chiedo le cose, non mi caga. Brutto bagarozzo. Bagarozzo. Dica. Che me li dai due oli? 2 euro? No, 2 oli. La banca piena, ragazzi, pigliateli dalla banca. Abbiamo riempito apposta. Allora, aspetta, che non sta comando la banca di Zilda. Ci pensa. Prendete anche le rune se non le avete. Pozioni, mana o di cura. Sì, from web vai con quello. Aspetta 5 minuti. Ok. Yeah. Prova 79. No, vicino. Mi stavano sul letto. Andiamo. Ah, giusto. In teoria dovremmo partire dall'altra parte. Ciao. 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 Time warp, no? All'inizio? Sì. Può fare qualcuno che non mi parte, eh? Gio, tu vai a sinistra e io a destra. Tutto bene? Prendilo. Ora sovrapposto. Sovrapposto. Posto, sovrapposto. Cono. Poi finito il cono, scambio dei range. Non andate mai dove c'è il boss, sempre dietro. Allora cosa mi lasci? Il coniglio, l'orsetto del canto o quell'altro? Il coniglio, bravo. O il passeggino, bravissimo. E chi ha lasciato il passeggino? No, ma non è per me. È per una bimba dell'Ucraina. Giusto scricciolo? Oh no. Hai visto? Sembra il vermone che hai trovato oggi a scuola, vero? Tutti sul blu, tutti sul marco. Andiamo. Andiamo sul blu, il blu. Ah! Lo vedi questo qui steso tipo pelle d'orso, lo zio. Lasciagli dietro. Perché sei steso? Così. E di dietro qual è? Sì, a volte sì. Sovrapposto, giù, sovrapposto. Noi? Io vado qua in fondo. Quindi credo di non essere al centro. Io sono messo a sinistra. Vedi come sono spruzzo. Oh. Elwen, prendi il posto di Yosemite adesso. Vai in fondo, più lontano degli altri.
Mi ha tradito che non avevo il gruppino. Aspetta che sta parlando, non sento. Ho sbagliato già, mia colpa. Quindi quando siamo sovrapposti uno all'altro. Ragazzi, guardate, ci siamo dimenticati. Scusate, dovevamo farlo scendere sotto. Andare sotto. No, non abbiamo fatto sotto. Ma secondo me eravamo anche troppo, un po' troppo vicini. Scusa, non è, scusami, Ande, non è due vomiti e uno switch? Due vomitate, uno switch. E non abbiamo fatto, due vomitate e non abbiamo switchato. Sì, che abbiamo switchato. Ande, eravamo tutti ancora dal lato del viola. No, avevamo già switchato, solo che molta gente non è rimasta, cioè, non c'è stata la divisione delle persone. Ad esempio noi come ranger del primo gruppo eravamo tutti sfasati, al centro non c'era nessuno, erano tutti sul viola. Quindi, scusami, allora, per se no magari non ho capito io, partiamo dal lato blu, ok? Primo gruppo di ranger dietro, fa il primo vomito, switch dei ranger, ok? Sì. Fa il secondo vomito, tutti su blu, sul marker, perché lui deve andare sotto e toglierci le stacche, giusto? Sì. Perfetto. Stessa cosa sul viola, giusto? Stessa cosa sul viola vuol dire che tutti vanno... Fa lo switch, tutti diamo tutti dal lato opposto, gli stiamo dietro. Primo gruppo di ranger vuol dire che il primo gruppo... Esatto. E questo l'abbiamo fatto. Ha fatto il vomito, abbiamo switchato i ranger, anche se un po' male. Sì. Ha rifatto il vomito e non siamo andati tutti sul marker, però. Perché era white. Perché era morto Ascan. Ah, ok. No, perché infatti sì, comunque, mi sono perso il passaggio. Sì, ma comunque non aveva fatto la puzza per terra al secondo cambio di ranged. Non so, però... Il cambio si fa non solo dopo il vomito, ma anche dopo che, immagino, lui vada sottoterra e fa la pozza da sciarare per levarci allora, quando... No, se non siamo tutti distanti... Quando lui va sotto, poi torna al primo gruppo dei ranged. Sì, ma se vedete ci siamo... Fate una barra, please. Hai già visto che era morto, Asco un discorso, ma se no ci siamo persi un passaggio sul viola. Questo sciamano è simpatico come un palo nel culo, eh? Ma perché lui l'avrà già fatto. Sì, infatti, stavo solo chiedendo se poteva dirci. Che potete darmi un resto? Sì, su quella ragione, ranged dove state tutti il più staccati possibile e muovetevi solo quando ci sono i cosi blu. Perché è molto più facile curare. Poi, finiti i cosi blu, tornate insieme. Ma di qua, infatti, quando siamo passati sul viola, non c'erano le varie distanze, cioè i ranged non erano a metà fra i due marker, erano tutti sul blu praticamente. Sul marker viola c'eravamo... Io e te. Al primo gruppo c'eravamo io e Dark Fury, e poi c'era qualcun altro più indietro, un altro più avanti, e poi quando ci siamo detti il cambio nessuno era dietro praticamente. Io dall'altra parte giù. Comunque tranquilli ragazzi, cioè, mi ha fatto per capire le dinamiche, anda mica per altro, Sì. E comunque quando va sul blu, come vi sbalza, cercate di mettervi dalla parte del viola, prenderlo sbalza. Così vi sbalza già dall'altra parte, mentre noi tank dalla parte opposta. E non passate lì in ogni caso di fianco. Sì, tranquilla. Mi chiuderesti poi. Ciao, buonanotte. Three, two, one.
just play on. Red. Pronto il cono. State dietro al boss, nessuno di fianco. Perché targetta una persona. No, adesso non davanti, ragazzi. Cosa ci fate davanti? Secondo gruppo? Secondo gruppo dietro? Io destra. Ma scusa, per caso mi hai messo. Dopo. Sì, sei nel gruppo dei secondi rendi. Comunque dovete stare sul blu, eh. E andiamo tutti sul blu? No, abbiamo sbagliato. Raga, però, cioè, mi devo concentrare anch'io. Ma Vai. Così fate sbalzare dalla parte giusta, magari viene più facile. Andiamo avanti un attimo. Torna sovrapposto giù. Cono. Poi cambio dei ranged. Pressate la raffa. Andate tutti sul viola. 3, 2, 1, ok, sono morto. I ranged li ripeto, sono Marken, Greaser e Tiranda. E al secondo giro sono Marco, Darky Fury e io. Scusate, colpa mia. No problem. Ho sistemato pure il mouse, incredibilmente. Non preoccupate. Nico, come sei morto subito? Hai preso una pozza blu? Mi sa che sì. Non riesco a vederlo quando siamo tutti là, non l'hai visto quella. Senti un urletto del boss. Scusate, la posizione per Ranged quando vanno lì è così com'è il gruppo, cioè il primo a sinistra, il secondo al centro, il terzo a destra, o è a caso? Credo che sia così, Marco. Noi facciamo così, il primo gruppo fa così.
Io e te, Gio, dobbiamo andare per ultimi praticamente, perché e dobbiamo andare insieme quando si va su di lui. Io ti seguo, vai tranquillo. Riproviamo. Mi raccomando, il più vicini possibile e non state lontani, solo i tre ranger devono stare lontani. Torno su di me. Ti va a te. Cono. Cambio. Ranged. Attivate. E vai tutti, cono, aspettate il cono. 3 secondi col cono. E poi andate tutti sul blu. Non state lì davanti. Andate sul blu. 3, 2, 1, andiamo giù. Dal lato giusto mettetevi. Non passate lì davanti. Ok, 3 ranger dietro. C'è qualcuno in mezzo, qua c'è uno sciamano. Senza IVA. Sembrava strano. Ma, lo sciamano esterno, questo Ozgram, sta dove siamo noi. Quindi si prende tipo 3 debuff ogni volta di terremoto. Perché sta fra me, è stato fra me e Marken tutto il tempo che eravamo qua in fondo ed è rimasto lì dove era quando ci siamo switchati. Un codo pienamente. Poi forse non so se i Mark sono. Sono giù, cioè magari mancano 5 yard perché ogni volta sul viola siamo sempre troppo vicini agli altri ranged, quindi bisogna che ci spostiamo lievemente più indietro di poco. Anche a me ha dato quell'impressione, se ti devo dire la verità. Mi sembra che il viola sia più vicino del blu rispetto al blu rispetto al boss, però questa è una questione ottica, eh. Sì, andiamo più indietro. Il problema è che ci ritroviamo in bocca allo sciamano lo stesso, non capisce dove deve andare. Non ha capito che lui deve stare insieme al gruppo. E qua, non state l'uno vicino all'altro, eh. Però all'inizio è andato meglio. Concentratevi solo su schivare le pozzette blu. E a non andare davanti al boss. È molto rischioso. Una nota speciale, ricordati di evocare i pet perché altrimenti non fai danno. Dicevo, mutata, quelle pozzettine blu danno una stack, la posso dispellare? Sì, perché ho fatto anche il max dispel. O non va dispellata? Va dispellato perché riduce le hist, però il problema è che ammazza la gente, non è tanto il dispel. Cioè, ma se dispello non l'ammazzo? No, 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 è il danno okay. che fa la pozza. Eh no, perché tanto fa tanto danno, sì, però ho visto che potevo fare mass dispel, l'ho fatto. Fa 20k di danni in 4 yard. E poi fa 5k di danni ogni secondo e mezzo, quindi. Veramente una caterva.
sono così. L'ho preso stavolta, cioè. Il cavo stava perché non parto, mi guardo, non c'ho il pezzo. 5, 4, 3, 2, 1. Andate indietro, schivate il botte blu. Cambio ranged. Tra 2 secondi. E tutti su blu poi. 3, 2, 1. Andiamo giù. Non lo fai con te. Dal lato giusto. Tra il res. Tirate un res giù. Lì. No, ho sbagliato, non voglio. Tanto tempo morto. Pronto il cono. Ah, l'ha fatto il cono. Ok, ecco. Cambio ranged. Elwen sostituisce io, finita. Vomito in 5. Vomito. Tutti sul viola. Veloci. 3, 2, 1. Andiamo. Dal lato giusto. Occhio che Tiranda si è andato via prima. Non hai resettato il distanza. Servono gli altri. Cambio ranged, Elwen sostituisce la nemica. Ah, ho sbagliato. Che è successo? Ho preso l'altro stack, cioè non è che ho sbagliato. 2 stack di rend e ho fatto un macello. Era meglio se te lo lasciavo. Vabbè, ma moriamo perché non ci sono più sì, danni. Sì, sì. No, perché comunque abbiamo schivato. Ci stiamo allenando. Vabbè, dai, 50. Perché c'è le rage in 6 minuti. Dobbiamo star tutti lì. Comunque mi sa che siamo un po' corti, ma molto corti, perché in 2 minuti andavi nel rage, non ce la facciamo. Dobbiamo stare tutti lì. Tutta questione di movimento.
Sì, vero, vero. A proposito di movimento, scusate, ma perché noi i Miri siamo a 800 km l'uno dall'altro? Perché io continuo a vedere gente che sta a tipo a 90 gradi l'uno dall'altro. Perché si ha paura di non vedere la pozza. Però se stiamo tutti staccati, esatto, nello stesso punto, le pozze vanno tutte nello stesso punto, per cui ti muovi a destra o a sinistra e riesci a farlo meglio. Invece io però lo sai che se per caso non lo vedi è morte certa. Ho capito, tanto... Beppe, però scusami, allora... A me fa piacere averle alette perché muore uno ogni 20 secondi, però... Però se rimettiamo tutte nello stesso posto, che tu ti muovi a destra o a sinistra, sai bene già che non ci sono le pozze. Altrimenti io prima ho fatto un salto all'indietro e mi sono trovato una pozza. Vogliamo provare a mettere un... Però lo sai che una pozza... Una mozzarella? No, una pozza ti mischiata. Yeah. Vogliamo provare a mettere un... 30k e ti devono dispellare pure. Perché un cerchietto arancione su Melee, giusto da far vedere dove devono stare. Più che il simbolo per terra. Ma se stanno tutti sparpagliati, sul, no. Sul marker viola dovete stare. Mi fai per favore un portale per Oribos? Anche perché chi fa bene chi fa bene nel movimento si ritrova 300 pozze a destra e 300 a sinistra, deve tipo fare dei salti mortali, è quello. Grazie. Cambio la congrega, una distrazione morte certa. Sì, Peppe, però ascolta, se allora noi siamo dove c'è il banchetto. Ok? Sì, no, però ti sta di che se per caso tu ti distrai un attimo, muori. Tipo, so. Qua dove c'è il raga, dovete fare una cosa in sto fight, dovete schivare le pozze blu, basta. È di più. Cioè, non dovete capito, fare altro. Ho capito, ma se riusciamo quindi, a... Quindi state tutti vicini e basta. È la parte più difficile del fight, rimanere concentrati sulle vita delle pozze blu. È difficilissimo, perché basta una distrazione e muori. Ma il boss urla, comunque. Il boss sì, fa un urletto, quindi appunto, però tutte le volte che gli viene una sincope sentite il boss che esatto sta facendo la pozza, porca. Però se la distanza dai midi sono da uno tra i due, le due barre dei Loki, è logico che se io sono qui e per sbaglio mi muovo a destra mi ritrovo una pozza qua e schiatto. Vabbè, un attimo solo. Dai, vabbè. Ricompattiamoci, vediamo, ricompattiamoci. Non mettete le SVDH perché giustamente saltellano, vanno via e bene buonanotte, e mettetelo su un altro MIDI. E dai, è tutta. Il smart pool. 5, 4, 3, 2, 1. Tutti sotto. Schivare. Non avete schivato sotto. Cono. Ora andate a 90 gradi e poi tornate. Ranged, ranged. Lasciami il rend. Ok. Così ne abbiamo uno stato a testa. Schivare. Cono. Tutti su blu. Giù tra 3, 2, 1, andiamo. Dal lato giusto, verso il viola. Mettetevi qua dove saltello io. Ho metto un 3. Mi
non parlo. Prenditelo tu il rend il prossimo. Sì. Attivare. Cono, tutti sul viola. 3, 2, 1, via. Dal lato giusto. E non passateli davanti. Lasciami il rend. Attivare. Tornato in posizione. Prendi tu il rend poi. E tutti sul blu. 3, no, il blu. 2, 1, via. Dal lato giusto state verso il viola. Bravi, meglio. Sì, perché ci sei passato davanti. Ecco qua dove sono. Cono. Cambio ranged. Cambio io rend. Cono, tutti su viola. 3, 2, 1, andiamo. Dal lato giusto. Scati fa il visual star dall'altro lato, è bella grossa la pozza. Andiamo avanti, che fate? Cono, cambio ranged. Andate, berserk in 10 secondi. Tira torres a un healer, c'è un healer, muoio subito, please. Eccolo. Giganti. Perché ti ha tirato? 25%. Okay. Sì. Dai, non è male. Oh, no, beh, allora diciamo che... ne abbiamo persi 4 prima dell'80, però vediamo un po'. Sì, le che non fanno DPS colpa loro, chiaramente. Ovvio.
Comunque in tutto questo, Ascalon fra i DPS se è nono comunque. Beh, Ascalon. Quando... Adesso è sembrato che comunque i melee ci hanno andati meglio così, staccati tutti su un posto. Vabbè, comunque, al di là di quello, quando andiamo tutti su blu, cioè il cerchio è abbastanza grosso, cioè arriva fin qua, tipo dove sono io. Quindi mettetevi da questo lato. Anche il totem. Tanto mi cambio il marker che... bravo, almeno... perché sono venuto addosso a te. Perché hai detto, andate sul blu, prima sono venuto verso il là, poi ho detto, no, è comunque, state qua, dove sono io. Praticamente, cioè, vi mettete tutti sul blu e poi vi spostate, fate due passi di qua, così vi sbalza già verso il viola. Lo sciamano è andato via? Aspetta che non l'ho visto dove eri tu, perché io stupidamente, ovviamente, ho rilasciato. Ci vorrà un altro curatore. Sai che 7 che è quello che stiamo facendo. Sì, proviamola così, dai. Mi risumonato, per favore. Sì. Anche a me, per piacere. Io non ho finito il cambio di congrega, che stavo già iniziando. C'ho il conduit sbagliato. Ti serve un portale? A me dici? No, grazie, adesso ho la pietra giusta, devo cambiare il coso lì del conduit. Il patron. Che sono su quello sbagliato. Ok. Ah, ok. Sì. Mi riserve il summon. Perfetto. Avevo sbagliato. migliorando i movimenti migliora anche il DPS, poi se non morissero, se riusciamo a non morire subito, proviamo un giro. Joe Switch Healer per favore, Beppe tanki. Come si tanka? Devi stare sempre sovrapposti uno all'altro e poi quando fa la combo dobbiamo stare uno a destra e uno a sinistra. E come si dice, e dobbiamo tauntarci, praticamente fa sempre due Rift Maw e un Rend. Il Rend dobbiamo prenderlo una volta a testa e il Rift Maw non dobbiamo prenderne mai due di fila. Quindi praticamente un tank si prende Rift Maw e Rend e l'altro solo Rift Maw. Come il cane di Zot, solo che il Rand deve essere preso una volta sola. Capito. Parti già dall'altra parte, Beppe. Occhio che testa con un fabbro. Five, four,
1. Fa subito, io vado a destra e tu a sinistra. Tu? Scusatemi. Questa piattaforma. Attivate. Tanto il cono. Vai ora giù. E vai subito via. Attivate. Combo in arrivo. Lasciamo. E prendi il prossimo. Due posti. Schivare. Tono. E poi tutti sul marker. Beppe tra 3, 2, 1. Andiamo. Andiamo. Dal lato giusto mettetevi. Smettete di curare. Scusate, cos'è che disorienta? Lui che ha dato una zappata perché è morto il tank? No, no, mi dà, ma intanto lo fa, disorienti e ti sposta. Non riesco a capire cosa sia. Ah, no, non so come lo fa. Ah, no. Fammi via. I ranged state facendo il cambio, che non ve lo sto chiamando. Sì. Comunque è sempre... Cioè, sì, sì. È così. Ma io ho visto in alcuni video che i ranged si spostano quando quelli fuori, ma bisogna spostarsi? O io, perché io rimango no, fermo? No, devi rimanere fermo. Quando c'è il cono frontale bisogna spostarci. Ok, Joe torna tank. Una pietra per summonare. Piccata. Breve ma intenso, molto breve. Non si è visto quanto ho curato io nella mia breve esperienza. C'avevo il caffè qui, l'ha rubato mia nipote, porca puttana. Ma cazzo, meno male che non c'avevi la birra, se no era la più preoccupante. 5 anni, non cazzo la portare. La parte dove me l'ha messo sotto il calendario. Clic.
troppo carino questo prete, o non cura? Oppure vuole un summon per essere summonato qui e basta. Esatto. Ah no, nel... Dai, 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 che ce l'abbiamo. L'abbiamo? Non nessuno ha specificato dove, infatti. Giordano, sempre... come sei pignolo. Anche dalla forma giusta. Facciamo un approfondimento su YouTube. Scusate. Anzi, state staccati. Scusate. Cazzo, perché non me la sento? E non mi vanno i pet. Cono. Opera di bene. Posizione. E tu questa? Sì. E... Cono. Tutti sul marker poi. Ah, 3, 2, 1, andiamo. Dal lato giusto, lato giusto. Pressate Marken, veloci. Boh. Prendo io il tuo posto al momento. Ok. Il gruppo dopo? Sì. Ok. Reincarna lei, diciamo. Con in arrivo. Un tank. Ora no. Morto, adesso morto. Ora morto. Io sono arrivato, ero dietro dove ci avevi svegliato. Fatto la finta morte, Oscar. Mm-hmm. Riesco a capire, cioè, la seconda volta. Allora, lui cliva le due persone. Cioè, il problema è che se arrivi prima di noi tank, probabilmente lui si gira verso di te. Quindi se tu usi la velocità per arrivargli di fronte e noi siamo un paladino di K, probabilmente gli picchi la faccia. Ok, arriverò dopo. Ah vabbè, dai, in quella fase lì tanto ci sbalza tutto indietro, guarda i nostri due mark quando siamo nel cerchio vicino. Noi ci mettiamo un secondo, non è che... Sì, sì, no. Sai che abbiamo fatto 25%, su. Sono questione di certo pigliarci punto. La mano. Sono anarchici. Ogni tanto se ne vanno. E
che vuol dire? Quando fa il cambio, cambio due cose in congrega? Ah, certo. Io non ho visto se era... Se era un cambio di healer. Però quando mi metto io come DPS più esterno di tutti, rischio quasi sempre di morire. Non so. Anch'io sto giro sono morto dopo essere tornato indietro. Probabilmente o era fuori a Angel, non lo so. San Francisco. Magari arrivassero i pacchi da San Francisco in tre giorni. Mi rievocate di lì. Click. Grazie Daki. Ciao. 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 Dove siete arrivati, raga? Siamo sempre sul secondo dove bordo. Ci hai lasciato ieri sera. Caramelle. Ero fiducioso. Caramelle non ne voglio più. Se pieno di portali, o se si sbaglia un pelo, si vola sul boss. Sono due. Il famoso pelo. Il pelo. Hanno sbattuto fuori il anche pelo. I gatti russi dalle competizioni feline. Stiamo adesso stanno presentando allora, ma sta, secondo me stanno facendo prendere un po' troppo la mano. So. Anche escludere gli atleti russi e bielorussi dalle Paralimpiadi mi è sembrata un po' una stronzata. No, vabbè, cioè... Cosa c'è? Secondo me dipende se la prendi troppo sulla rappresentazione. Ma siamo in raid. No, non sono stati esclusi. Sì, sì. Prima non avevano detto di no, prima avevano detto che avrebbero gareggiato sotto bandiera neutra, ma dopo ne parliamo, fine. Giusto, giusto così. Io non sto facendo più vedere a mia nipote Masha e Orso, quindi è giusto. Ma andiamo. Alzi. Evviva. Concentrati a schivare. Cono. Tornate in posizione. Cambio ranger. Bravo, resistete, andate sul blu. Back.
queste e via. Dal lato giusto, per favore. Qui già c'è Benedetto. Tirate una... provate a bollare il figlio, vediamo se... Cono. Cambio. Pilare. Quindi tu rendi. No. Le riprendo di tu. Ah, Marco Tank, Marco Tank. Abbiamo un leader? No. A chi mischia di scuola colpisco una persona di 10-10. A quanto l'avevamo portato? 60%? Ma l'altro prete quando è morto? Adesso insieme a me siamo morti tutti e due. Qua dietro non dico che schiattavamo, però eravamo. Schiattavamo. Eravamo spesso a metà vita, cioè era finto. No, no. Siete a distanza giusti? Sì, sì. Non è sì, però cioè, spesso e volentieri si rimane a metà vita senza essere full. Ora. Magari possiamo. Io ho utilizzato più che potevo tutte le riduzioni, cure, però. Tenete conto che per forza di cose voi prendete più danni perché vi mette 3 stack extra. Appunto. Appunto. Non possiamo arrivare a metà vita. Beh, però non siete morti ora. No, quello che dico è mancano cure. Cioè, manca un sì, ma c'è qualcosina che... quello lì famoso che stava dietro con voi, che stava dietro con voi per curarvi, perché essendo dietro le spalle molte cure non è che uno, cioè vi guardo sul coso, però no ma non è che non ci si vede, no, quello era fesso perché si pigliava 2 danni, non solo quelli del boss, si pigliava pure i nostri debuff, quindi non era proprio un buon esempio. Adesso avete rifatto i gruppi da 5, io il gruppo che devo curare 4 e 5. 4 e 5, ma nel 4 c'è un mucchio di gente. No, ma secondo me se quel prete faceva magari qualche K in più, resistevamo di più. Te li metto sul 6 se vuoi. Però basta che prendi range perché gli altri non devi curarli, ma non così tanto. Ne ha fatto no, perché il gruppo io molto, curo. Ha curato, non è che non ha curato. È 8K, dai, buono. Se comunque, ragazzi, rimane sopra per me no, di, però va bene. Cose. Dobbiamo continuare a fare le cose, cercare di stare concentrati perché tanti prendono danno evitabile. Poi quello che è il discorso di quello degli healer, quello potrebbe essere un problema. Ah, io non vedo una cosa, magari un bug, ma gli Hunter hanno il mark attivo per ridurre il danno, sì. Perché io qua vedo il boss senza il marker. Io no, perché c'ho qualcos'altro. C'ho degli altri resilience, quindi non ho quello. Ma quello non è il migliore per ridurre il danno. No, ce ne sono anche altri. Vabbè, comunque. Bah. Vabbè, chi invece ce l'ha lo usi perché è importante quello che almeno ti riduce il danno continuamente. In questo caso, visto che i dealer fanno fatica, gli date una mano.
dust flail. Restate Xenia. Ono. Dai, avevo pure l'angelo, Cristo. Cazzo è possibile. Oh no. Tutti su blu. 3, 2, 1, andiamo. Fatevi sbalzare dal lato giusto. No, io ho sempre atterrato sbagliato, non capisco perché non metto il nome. No, è ok. Ho capito, cos'è che sto sbagliando? Adesso non lo so, sinceramente non stavo guardando. Ma ha shottato due volte. No, ma ha fatto 60k, no? Però... Vabbè, se non sono finito questo. I tank sono morti, Giusto per informativo. Just for info. Formazione di servizio. Io c'ho una botta di lag e tutta ferma. Ecco. Sono morti. Smette di curare. Sì, avevo smesso da quel di... Destroy. Destroy. Niente, io lago. Comunque Raffa, devi... Devi stare praticamente... Devi fare un cerchio marrone. Sì. Devi stare dal lato... Cioè, praticamente quasi sul bordo, verso il... devi stare quasi sul bordo dal blu, praticamente. Ok. Cioè, verso il viola, no? Mm-hmm. Perché prima quando l'hai fatto vedere stavo tornando e non ho visto. E sono sempre, arrivo sempre di fronte, poi vado dietro, però perdo tempo e rischio. Mm-hmm. Dai. Dai, facciamo il summon veloce. Posto di Tiranda. Dovresti essere a destra. Qualcuno clicca per favore. No. Bene.
sbagliato. Ah, ma io non avevo le flasche. Ma sei forte lo stesso. It's too far away. Dimmi tu, Sunos, quando sei pronto. Vai, vai. Ah, ok. Dai, concentrati. 5, 4, 3, 2, 1. Just play. Però dobbiamo stare più lontani, ho detto. Cono. Cono, tutti sul marker. 3, 2, 1, andiamo. Devi sbalzare dal lato giusto. Sul marker. 3, 2, 1, andiamo. Vieni sul bordo. Darkness. Aspettate ad avvicinarvi. Vado giù.
Ok. Potrei sbagliarmi, ma abbiamo saltato un giro. No, non è successo qualcosa. No, oh, sono wipati i tank. No, ah, quindi ecco. Ah, ok. Che fatica schiva ste pozzi, mamma. Quello è il problema, eh. È la roba più difficile. Ah, sto giro, stio attento solo a quello. Mi fa questo pure qua. Cosa Dio? Ma che è Dio? Ma se oggi mi ha caricato il loot di sto boss? Ah, sì. Sì. Mi ha buttato fuori con errore inaspettato. Mamma mia, credo non sia successo niente di grave. Aia. Mi ha dato un brutto segnale. Ma è perché ho voluto vedere il drop. No, è l'unica cosa che mi è venuta in mente, scusa. Fatal error non mi piace. La parola fatal è omega anche. No, esatto. Allora, è qui, per cui tanto fatale non deve essere stato. Ti piacerebbe. E perché gli italiani parlano in spagnolo? Oddio. Non mi piace. Credo ci voglia un summonino per Ascalon. Sì. Ehi. Comunque i tre ranged. Magari se tutti gli altri ranged stanno un pelo più avanti possono avvicinarsi un po', però non penso sia quello il problema. No, però Andre, scusami, te lo dico, anche questa volta dopo il secondo vomito non abbiamo fatto, poi c'è mezzo gruppo morto, però non abbiamo fatto andare sottoterra il boss. E siamo morti di stack. Noi ranger quantomeno. Sì, quando mi muore qualcuno dovete fare voi il rest, però. No, non è tanto... Se no mi distraggo. Era morto il tank, ho dovuto... Siccome non ho tanto runic power, perché devo continuare a curarmi, perché picchia fortissimo, devo star lì, raccoglierlo, vado in panico, poi lo resto e mi dimentico. No, quindi se tirate voi il rest al volo. Bello, proponiamolo all'abilitato come nuovo nome per un boss. Picchia fortissimo invece di picchia poltiglia. Picchia fortissimo. Sì. Comunque ci sta, ragazzi, siamo sottogherati di brutto. Sì. Cioè, con calma. Adesso è per prenderci già la mano. Poi lunedì facciamo sicuramente il normal e andiamo avanti. Un leader. Noi non ci siamo a lunedì. Ok, no. Io mi sono già messo declinato, infatti. Anch'io. Beh. Sì, lo so, siamo qui dentro. È ballaia, eh. Normalmente vado al dentista. Che brutto posto. Caramello, per favore, caramello. Arrivo. Thank you. You're welcome. No, siamo a mezzanotte e mezza. Il migliore delle cose si arriva a mezzanotte.
nelle migliori, però. C'avevi più l'età per fare quelle cose. È questo qua. Ok. Andiamo se va meglio. Semplicemente perché c'ha la dentista alle 5. 4, 3, 2, 1. Dust player. Devo distrarre un attimo. Rift mop. Grazie, staccati bene su di me. Sono in arrivo. Attivate. Restate Tizen. In arrivo. Sì, già, vieni qua. Sul marker. E via. Darkness. Nico. E dal lato giusto, mettetevi. State, ora andate. Prendo anche il rende giù. Con in arrivo. Bravo. In arrivo, sono tutti sul marker. Vai, 3, 2, 1, via. Bene, dal lato giusto. Ecco cosa fa. Perché mi ha preso dopo, il boss? Dopo. Ah, non c'è il time. Oh sì. Che cazzo è che mi ha preso il boss? Te lo dico dopo. Ho capito. Lo tengo io, giù, che tu c'hai due stack di rang. Ma non è morto. Devo mollare. Poi. Però molto bravi che non è morto nessuno. E... Ah, ok, eravate morti voi. Sì, sì, sì. Oh. Praticamente qua ha fatto quello che ha fatto a me prima. Si è girato, ha fatto un morso per terra. E chi c'era sotto è schiattato. Ma così all'improvviso. Ma era lontano lì, no? Appunto. Ah. Anche a me l'ha fatto prima così due volte. Boh, forse era la posizione sbagliata. Quando siete più indietro voi, Mili, viene il debuff anche sui ranged. Ma infatti è per quello che dovremmo stare tutti staccati su di me, in modo tale che siamo tutti lì. Perché se no piove su di noi. Vabbè. Ho visto che c'era qualcuno un po' avanti, un po' indietro, un po' a destra, un po' a sinistra, eccetera. Non si potrebbe mettere un terzo pallino qui al centro per noi, no? Se volete, no, ma anche perché nostra. Vedo che mi metto io e tutti vengono dove sono io, ma io sbaglio. Dico, accidenti, a me un po' più avanti. No, ma se prendete voi il debuff è colpa nostra.
notare, sono rimasta stesa, restatemi se potete, non c'avevo voglia di fare il viaggio. Ti loggo velocissima. C'è qualcosa che non va. A casa te dà qualcosa da mangiare? Ma guardando quanto va giù a naso, praticamente bisognerebbe fare tutti una media di 6K, 6K e mezzo. Cioè. E quindi non va, quindi non andrà giù mai. Anche 9. Intanto la media è rimanere vivi. La media tipo con gli healer, dici? No, una media tra chi fa più DPS e chi fa meno DPS, in media, facendo la media, se ci avessimo 6K di media, che non credo che ce l'abbiamo. Ma all'incirca, direi di sì. Comunque non, cioè, quello lo possiamo dire solo quando tutti rimangono vivi e non moriamo nelle fasi. Quando arriva nel rage che siamo tutti vivi ed è arrivato al 10%, allora vabbè, boh. Joy, scendi dalla scrivania. Capito. Mentre io lo dicevo, cosa ha fatto? Mi ha tirato una testata sul naso, perché è giusto così. Gatto. Sì, testata, per modo di dire. Però insomma. Metto anche l'ombrellino. Quello sempre. L'ombrellino deve. Con in arrivo. Non prendete le pozze, andate sul mare. 3, 2, 1, cambia. Mettetevi dal lato giusto. Darkness nemico. Ok. Aspettate ad avvicinarvi e vai. Tu giù. Tranquillo. Lo tengo. No. Con in arrivo. Però il prossimo round devi prendere. Sì. Arrivate. Faccio tana Eva. Cono. Andate sul marker. 3, 2, 1, andiamo. Senti Magic Shield, Darkness.
aspettate avvicinarvi e vai. Prendo io questo. Con il arrivo. Attivate, tornate in posizione. Ok, come vedete. Occhio che c'hai due staff. Okay, ottimo. Non vedo se funziona. Con in arrivo e vai sul marker. 3, 2, 1, andiamo. Darkness dal lato giusto. Buttate e vai. Sono del boss proprio sotto di lui. Aspetta 8 secondi, 5, 4, 3. E vai sul marker. 3, 2, 1, andiamo. Aspettate e vai. Prossimo round. Non ci arriviamo. Siamo da Toiro. Diciotto, vabbè, così non ci arriviamo. Siamo pelo pelo. Direi che possiamo. È stato un bel try comunque. Oh. Settimana prossima con il pezzettino della cassa. 17 16 addirittura mi dice di BN 16. Dove è andato? Che fama allora? L'ultimo try? Non ci posso confermare. Facciamo il primo boss in normal. Ok. È stato un bel try, poi alla fine, capendo le meccaniche, il DPS si alza. Non è solo la gear, il livello di gear che deve alzare il DPS. Però sicuramente. Sì, no, ma dicevo che più o meno 6k di media ce l'abbiamo. Ma adesso sì. Ma non... Però non va lo stesso giù, quindi no, c'è... non credo. Se come consideri no? Anche sì. I tank, no. Prima hai detto i DPS, adesso metti i tank.
ci fa tutti, se capa di hai detto gli healer. Sì, nel senso, i DPS c'erano. Scusa, sopra i 6K, da 6K c'è il suo Dark Fury, Grizzer, Aziel e Markob. Gli altri sono tutti sotto, quindi 6K sì, di media non c'è. No, io ne vedo di più. Vabbè. No, anch'io vedo quelli di Marco, però tieni conto che qualcosa di un paio di uno 0-0-20 è sceso a tutti dopo che siamo morti, quindi se non sono 6K sono 5-9. Considerando che potrebbe non essere un problema. Secondo me è più bisogna proprio per avere più stat, più che... Scusate, io forse mi fa difetto la matematica. Ma se siamo più di 10 DPS e solo 3 stanno sopra i 6K, come facciamo a avere la media di 6K? Marco, quando abbiamo detto wipe, fai conto, io ho guardato il mio DPS, ero a 5,8, adesso chiudo a 5,5, perché è durato ancora 7 secondi, ero giù un K al secondo, te l'ho visto, cioè lo 0,1 al secondo, l'ho visto io guardando il mio. Quindi metti uno 0,20 in più a tutti, cominci a vedere che la Raffa è 6,1, su uno 6,1, la Shaman sarà 5,7, io sono 5,7. Sì, non siamo proprio a 6, ma saremo a 5-9 fuori i tank. Ci metti i tank, no? Poi probabilmente l'uso e Xilla sono morti all'inizio. Mi ha convinto. Bravo. Secondo così me riesce a vendere un prodotto. Grande Fabio. È il mio mestiere. Come vendere un prodotto. Poi, ovvio, se metti stranamente Andrea che ne allora, fa due... Allora, se anche i morti, bisogna averci 7K di media. Insomma, adesso non montiamo, abbastanza DPS, va bene. Diciamo, la prossima miglioreremo. Sì, davvero. No, fai un 15% diviso la vita, diviso... Faccio un file Excel. No, grazie. E vedi quanto ci vuole. Comunque fai presto a calcolarlo. Figreco, c'ha ragione. La vita del boss, 6 minuti. Presidente. Fai 300, 6 minuti, quindi 360, sti cazzi. Adesso non so quanta vita ci avevo, però questo lo so. Adesso vedremo dai logs quanti hanno usato le pozze. Eh? Le fai pozze? No. Io no. Vergognatevi. Aia. Ecco perché non è andato giù, vedi? Ma non era da tenere non abbastanza fase. Soldi. Adesso costano un cazzo, un 180. In questo boss ho un problemino di cooldown. Mamma nel senso mia, che se tiro troppo presto le alette mi va in fase quando bisogna correre da una parte all'altra. Se non le tiro... Ma guarda, io penso che ce l'hai più o meno come me. No, tu ce l'hai diverso perché io... aumento la durata con il coso. Fai conto, io riesco a tirarle ogni interfase appena ci swappiamo. Spostateli. Ma io le prolungo la durata con il coso. No, anch'io ce l'ho, guarda. Però a me ritorna prima perché come tank ho l'abilità che ogni tot holy power mi riduce. Quindi mi torna prima, ugualmente qua. Io sto proprio in mezzo. Allora, a parte che ancora quando tira le CD non è che va bene, lo fa una volta. Chi non c'era? Ah, io mi devo cambiare la build, però dobbiamo fare questo. Cazzo, vedo che questa è. Vabbè, a me. È tutto... No, vabbè, ma più single target che l'altro. Sì, sì. Ah, ma aspetta, io non ci sono. Mi sono tanto dimenticato, scusami. Regruppami. Perso le dita. No, perché pensavo che avessimo lasciato perdere, mi sono dimenticata il pezzo. Andiamo in normal. Cioè, pensavo volessi prendere il druido, io onestamente, da quando ho visto che avevi sviluppato. Il druido è morto da qualche parte, ma il Draxus. Secondo del Mage Hood. Poi una bara, please. Così è già lì. Ottimo. Sono le caramelle, i Loki hanno fatto loro. No, l'avevo schiacciato. Ah, perché c'ho? Ah, io non c'ho però. Chi è che non c'era? Vabbè, ma tanto è più il single target della fase finale. Chi è che non c'era l'altro ieri? Io.
Beppe praticamente freccia rossa vai fuori dal gruppo, freccia gialla sulla testa fuori dal gruppo lontano dagli altri, devi schivare qualunque cosa sia esagonale slash palle giganti. Fine. Fosse sempre così. Ma soprattutto e poi devi stare sotto lo scudo quando te lo dico io. Fosse sempre così. Non l'ho mangiato. Neanch'io. Ma non l'ho visto. Vabbè, comunque. C'è il banchetto qui. Sì, sì. Sono 10 secondi, adesso andiamo a fare il DM pool. Da che lato comincia, Andre? Dove va? Dividiamolo prima, sai che sono psicologicamente labile. Ma qui pop lo tiri fuori? No. Adesso se ho fatto un guardo mi sei girato di spalle. Dimmi tu, cacciato la schiena di altre volte. Sento profumo di letto. Ci sei, Vanessa? Può sbullare? Maga no, eh. Hai cambiato le lenzuola, Gio? No, ho cambiato il letto. Esagerato. Di quel materasso quanto è comodo. Esagerato adesso. Bastava cambiare le lenzuola. Ho cambiato tutto, il letto, materasso. Stanotte dormirò un po' più bene. Devo cambiarlo anch'io il materasso, è vecchio. Stanotte dormi oggi è una cosa positiva. 5, 4, 3, 2, cioè, non è la cosa da poco, eh. Attivate qualunque roba sia esagonale, esagonale. Da te qualcosa di speciale? Dobbiamo prenderci una sentry ognuno, che sono gli add questi qua, quelli alti, e praticamente swap al boss quando mette il debuff. Tocchiamo però. Freccia rossa Drina fuori. Drena via. Torno in mezzo. Sempre con calma. Ti grattiamo. Non corre. Ah no, per il coso. Per sbucano gli altri. Prendo io la sentry. E invece no. Ok, allora prendo io gli addini. La freccia rossa rimane star fuori, grippamelo fuori Beppe, occhio via e pronti a entrare, state dentro dentro. Beh, ma normal una cazzata. Qua non dobbiamo ammazzarlo, prendi la palla direttamente e andiamo dall'altro marker. Figlia. Verso il boss. Via, Valterra. Figlia, porta la palla. Oh, Desiglia! Corri! Grande. Prendo io l'altra, quella lontana. Non girarlo verso il gruppo se riesci, che fa un frontale. Mia sentry
Turamba via. Ammazzate questo, poi entrate. Dentro. Prendete la palletta e poi andiamo via. Andiamo. La freccia via dal gruppo. C'è già la palletta lì. Senza manculato. Boh, vogliamo. Finiamo gli ad prima di portarla. Per evitare cazzate. Quella più vicina tua. Non manca una sentinella. Freccia via, manca una sentinella e un albino del cazzo che si è appena svegliato. Io chiedo quello di destra. Di destra. Pronta. Ok, stai lì pronto. Prendiamo questo altro qua. E direi che puoi piazzarla via di qui. C'è una sentinella ancora viva, eh? Sentinella secondo voi? Sentinella. Nel caso prendo la terra. Ok, parti tu sul boss e... mi raccomando, le frecce bianche fuori. Ma l'eroismo lo dobbiamo? Alla fase finale. No, invece no. Invece no. Lo sai che qua c'è l'heroism facile, però anche tu. Prima devi dirlo, devi dirlo sottovoce. La mia era frecce, una... frecce fuori, schivate. Matter dissolution. Ma dobbiamo stare dietro il boss? Perché non... No, capisco. No, no. Ah, okay. Cioè sì, scusate. Non state lì davanti. Hai ragione, brava lì. Portiamo un po' più indietro. Dimmi quando te lo devo eventualmente. Quando fa pneumatic qualcosa. Dimmi quando. Matter dissolution. Perfetto. Via le frecce. Tutti sotto il boss sul marker verde. Eroismo. Dai. Tutti sul verde. Faccio io l'antimagico. Invece sotto. Vabbè, non penso sia un problema il nome. Vai dai. E ultima parola famosa. Darkness, ok, l'hai già fatto. Benedetta, antimagic. Al 5 siamo il totem e via. Facciamo l'ultimo darkness, Nico, è andato. Eroismo. Che nulla, una fava secca. Un dito. Mortals were never meant to enter the sacred ground. Un necco con i pantaloni. Roll i pantaloni. Anche Marco la 5-3 di DPS, scusa, Fa la calcolatrice. Ah, dai, che facciamo anche lo stronzo di prima.
A qualcuno possono servire dei piedi cloth, a parte Adelina che li ha già presi. E vabbè, che cazzo. Avido. In che se li vuole, anzi. Avido. E sto guardando le stat, perché io già ce l'ho 252. Anch'io, e con tutti gli stat questi mi vanno bene. Però mi dice 6% in più, versatilità, maestria. Che mi serve versatilità? Cioè, critico, celerità, versa, maestria. Bah. Hai capito? Noto solo ora che quello fugge. Così l'anni. Se volete anche le mie discarte, dite. Non so se serve una marca ad archi, ma non credo, onestamente. Boom boom! Radica in un colpo solo. Eravamo di fianco. Un trio, un trio. Oh, sì, gli aveva il lato sbagliato. Infatti. Tipo una lodi. Dei bellissimi, no, di là. Minerali. The mysteries of the sepulchre are yours to unlock. Due gold. Sei commossa? Sì. 79 argenti. Quello 0,01% di repair. Sei stata saldata. Più un pezzo stato, che non mi serve. Non mob al centro. Io la mia parte oggi l'ho già presa. Anche per la settimana, mi sa che. Anche per tutta la settimana, infatti. Scusate, sono stata io a iniziare i sbadigli. È stato aggrato tanto. Pure dietro. Numeroni. Serviva io. E tutti i CT che ho buttato prima. Sbaglio, continuano ad arrivare pure. Da vita fatale, sì. Tanto ce n'è anche nascosti, sì. Vabbè, sì, comunque escono tutti dal portale. Morite tutti. Ma Tonecchi che lo aveva vagamente per aggrato. Necchi, stai attento dove vai. Bene che sei grosso, però non pullare tutto. Sono tutti fermi, gli animali ad, possiamo venire?
E tanto c'è una flotta, guarda che roba. Cos'è un bosco, il rione? Piglio solo il gigante? Sì, pigliamo solo il gigante. Ce la farò? Senza creare niente? Pure... Io lo farei, veniamo un altro picchio. Ale, ma non è di Gianni Morandi, lo so. No. Quanto ci fate che non è alfano tutti voi? Comunque fa male anche così, fa, fa più male del boss. Le manoni di Gianni Morandi è bellissimo. Ok, allora, se andiamo a destra dovremmo skippare. Non so. Esattamente. No, e quelli? Quelli dietro no, possibilmente. Venite sotto la bolla che questi vanno in giro. Venite tutti sotto il tank che tanto... Tanto passa il numero smash e faccio la gente. Ah. Portali qua, che c'è. No, c'è più niente. Uno. Stanno uscendo al portalino. Ah, questi fanno parte della categoria il binding shot, sto sconosciuto, ci passano sopra. Ignorandolo bellamente. Cos'è il binding? Ah, no, ricordati che c'è il passeggiatore abusivo lì, eh. Andiamo al passeggiatore abusivo. Il nostro Gianni Morandi simpatico. Tanti Gianni Morandi. Pieno di Gianni Morandi, questo boss. Dopo Borghezio. Dopo Borghezio abbiamo Gianni Morandi. Vabbè, che c'è le mani ustionate? Sono enormi, mi rispondi. Sono grandi. È tutto sono mani. Proprio per prendere a pizze il tank. Esatto, cioè, ti sta dicendo il design, ti sta già facendo capire quanto male ti farà. Beh, non mi ricordo se il divoratore a Castelnuta ci avesse delle mani così. Ci avesse queste mani. Qualcuno ha capito da dove arrivano tutti questi in tutto ciò? Il famoso vuoto. Qua, questi divoratori maledetti. Dici per la lore o...? Sì, sì. Beh, da un'altra dimensione. Ennesima. Da una galassia lontana, lontana. Sì, sono una sorta di alieni. Alieni che attaccano. Hai mai visto morti. Pacific Rim? Ecco, arrivano dalla faglia. Ah, ma infatti in effetti è un po'... arrivano dalla faglia che sta da qualche parte. Stanno preparando il merging con StarCraft. Beh, ma se tu guardi questi... Jim Raynor con RAL. Se tu guardi questi nuovi, come si chiamano, architetti, questa razza, no, un po' c'ha le architetture dei Protoss, eh. Sì, beh, li hanno un po' riciclati. Anche il ragnone che abbiamo visto prima camminando
lì però tipo Zeratul con Ner'zhul, esatto, che si trovano e poi rubano Zeratul. Uno Starcraft, World of Starcraft, no, sì, World of Starcraft. Allora giravo via dal centro, via dal centro, via dal centro. Ok, boss lo sapete? Beh, penso che c'era un ripassino. Aspetta, non mi ricordo più, ma dove mi devo mettere? Aspettiamo 30 secondi per l'eroe. Che dinamiche fai in meno? E i ranged, aspetto che sono sputtanati il gruppo. Dai, i pantaloni a quell'uomo che è mutante. Com'era il gruppo? Marken? Io l'Elisa e... mi ricordo. C'era, Tiranda al posto di Tiranda. E poi c'è Marco Biosemita e Marco, il nostro healer personale delle retrovie. E Alwen vai al posto di Tiranda. Ehi là. Se io faccio quello poi stacco. Vai dai, concentrati che vai giù subito. Aspetta che non l'ho preso in bocca un attimo. Il cibo, sempre a pensare male. No, si figuri signore, no, non no, lo no, pensiamo mai male. Cioè, hai fatto stupire su Unos. Cosa ha detto? Ok, mi pulisco e sono pronto. Aspetta un secondo che devo fare una cosa. Andando. Abbiamo cambiato gruppo. Poi Mark. Me l'ho dimenticato questo. La ciappola. Grazie. Cambio eco. Metti il Mark a Viola, andai. Viola credo sia questo. Sì. I gruppi quelli di prima? Sì. Anche lupo. Buono. Adesso la terribile lì, dopo. Tornate in posizione. Restatelo. Benedetta, senti che lo state l'uldo. No, sto lo potete... io, dai. Abbiamo fatto versare il casta, per favore, che abbiamo... Non è instant a noi. Sei pronte? Come? E poi tutti con marker. Blu blu blu. 3, 2, 1, andiamo. Dal lato giusto. Gio, mi sto sparando il microfono, quindi nel caso andrò a caso. Prendi tu questo? Come in arrivo? Tortissimo. Dovete starli dietro, non lo fa cazzo. E andate sul marker e andiamo. Andiamo. Andate
giusta. Hunter marker. Vai sui marker. 3, 2, 1, siamo. Il lato giusto. Pressate Valterra. Buono. Vai Valterra ora. Chiodo. E questo bastardo Adamuri. Direi di stare sotto, eh. Così a caso. Ok, no. La soddisfazione. Ma se buttato la testa, dai. E nulla cosmico. Ho preso un pezzo. 252. Mi sentite? Dove c'ho il leggendario, maledizione. Eh beh, che puoi dire. Vabbè, mettiamo così, Raffa, se lo fai rollare. Eh sì, tanto io ho il leggendario lì. Sì, che... Invece, grazie no, a tutti alto, ragazzuoli. Grazie, grazie. Alino, però il boss a chi serve? Rollate quello che si può rollare. E niente, dai, ci vediamo lunedì che continuiamo un po' con noi. Minchia! Che beffa, però, no, dai, mi devi dare dove c'ho il leggendario. Maledetto. Grazie, okay. Come me, Adrien ha dato le scarpe che avevamo già uguali.